Ti sei mai cagato addosso dopo aver mangiato, David? Cioè, hai mai avuto il classico spruzzo, diciamo, no? Ti posso dare una notizia che ti può interessare? Dammi. Neppure da bambino. Io anche da bambino andavo sempre al gabinetto regolarmente, non ho mai avuto di questo tipo di problemi. Cioè, dopo una mangiata non sei mai corso al bagno una volta a spruzzare merda così all'infinito? Io sì. Credo che quello che tu stai raccontando sia una grande metafora del momento che stiamo vivendo nel paese. Cioè, che siamo nella merda. C'è un'espressione napoletana troppo bella, si chiama upirito co shock. Cioè, il spirito con il fiocco finale. È cafonissima, però troppo bella. Molto cafona. È cafona come lei, del resto, signora. Allora, andiamo. Brutto stronzo. Ma come si permette questa? Parenzo, sai, io gestisco se voglio dare dei momenti alla mia comunicazione più ruvidi. Perché io ho la scelta, ho la facoltà di scegliere. Tu invece non puoi scegliere, perché devi sottostare alla tua condizione. Perché stronzo sì e stronzo rimane. Molto bene.